Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie Toy Tinker Simulator. Come sempre ringrazio gli sviluppatori per avermi concesso la key, oltre naturalmente a ringraziare moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che seguite i miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente troverete il link che vi permetterà di acquistare il vero cibo biologico italiano direttamente dalla nostra amatissima Italia, dall'azienda agricola I Piani Bio. Ecco lo spot, se funziona. Ok, lo spot non funziona, quindi mi raccomando, thank you so much, now noi andiamo avanti nel frattempo per fare una bella spatotossa di mani al nostro Moreno. Carissimo, buon pomeriggio e bentornato. Allora ragazzuoli, oggi nel frattempo andiamo un pochettino avanti con la serie questa di Trader Life. Trader Life, a proposito, per gli amici vi ricordo che ogni sabato esce un nuovo episodio di Trader Life Simulator 2, è un'esclusiva di YouTube, quindi se siete iscritti a YouTube naturalmente vi invito a passare nel canale. Allora vediamo un attimo se funziona. Caro Moreno, non so perché, ma stavo pensando a Trader Life perché fra le altre cose poi più tardi devo effettuare la registrazione, quindi anche questo che mi ha fatto fare questo priquoquo o quiquoqua, che dir si voglia, e ho dovuto anche rimettere un pochettino meglio la situazione un po' a boost. Ok, vabbè, l'importante è che le cose. Allora, vediamo un attimo, dovrebbe essere andato. Facciamo solo una prova, poi eventualmente non è un problema, si va avanti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Quindi amici ed amiche, mi raccomando, andate a visitare il sito www.ipianibio.it. naturalmente la parola d'ordine per gli amici e le amiche di YouTube è campanellina. Andiamo avanti nel frattempo. Grazie, grazie. Oh, capparocero. Ce l'abbiamo fatta. Quello ogni tanto, questo fatto dei comandi
sonori qua è un piccolo problemino, perché tra le altre cose bisogna poi settarlo ogni volta. Allora, intanto faccio un po' di Alicia Gargarozzo. Comunque Morino stamattina qui è venuto a fare il patapata dell'acqua. Come era previsto, la pioggia che passa prima da te poi arriva anche qui, quindi ha fatto pioggia e non solo, poi adesso pure qua è uscito di sole, quindi ma ha fatto un 10 minuti ma bello forte, mi sembra pure giusto, insomma un po' di tregua ci vuole. Mi sto ascoltando questa è l'automobilina di Mister Moreno. Voilà, questo appuntamento sarà leggermente più breve rispetto al solito, perché un po' di cose c'è da fare qui. Devo andare poi a registrare il secondo episodio di Trader Life Simulator, anzi per l'esattezza è l'ottavo episodio di Trader Life. Ah, speriamo di no Moreno, perché anche qua porta allerta medio e sinceramente non mi va, spero proprio che si stiano sbagliando. Voilà, mi raccomando, divertiti stasera sempre con la testa accesa. Sempre collegato. Allora, spray verde, ok. Spray. Alright. Captain a bell lash bright. That's alright. Very well. A puffam scendel. Esatto, tu mi capisci a bollo, mi capisci? Opla, torna là. Questo? Sì. L'aeroplanino è tutto per il nostro Moreno, che fa il pilote. Sei bravo, ma quando sei bravo come me, quando si mangia o quando si dorme? E nemmeno più, non sono nemmeno più tanto bravo a riposarti mai. Meno male. Almeno dai soddisfazioni. Comunque Moreno, quando ti fischiano le orecchie non ti preoccupare, come sempre sono sempre io che ti sto nominando, quindi non ti preoccupare che anche nel prossimo video verrai nominato, vedo 4-5 volte, e ho messo una novità. C'è una piccola chicca, a chiccola sta dicendo, una piccola chicca made in Naples, tutta partenopea, che naturalmente è una cosa simpatica, nulla di che, non ti aspettare chissà, è una cosa simpatica. E sicuramente, diciamo così, abbiamo fatto un po' tutti quanti, solo che io stavolta diciamo che l'ho messa quasi a bianco su azzurro o nero su bianco, anzi bianco su sì, insomma ho creato un video particolare, quello che volevo fare. E tu, esatto. Oh, bella sta playlist, è più jazz. Bella, la terza playlist mi harba molto di più. Me harba. House.
Yeah, yeah. Sulle mani per Moreno. E se... Oh yes, oh yes. Esci da pazzo padrone, why you? Esci da pazzo padrone. E tu se tu vai. Yeah, yeah. E se non ti iscrivi al canale, la cena ti viene male. E se non vai da Moreno, il caffè non viene bueno. Tuts and tuts, oh yes, oh yes. Yeah, yeah. Vai da Mister, ah yeah, yeah. Ma passa pure dalla zappa storta, la mamma che fa tutto apposta, che poi si capporta. Tunzi, tunzi, oh yes, oh yes. Sulle mani. Perché? È qui la fiesta? No, l'ho mangiata. No, non l'ho mangiata ancora. Vediamo se riusciamo a concludere, a chiudere la categoria principiante. Adesso. Vai. Oh, stappa. Abbiamo un altro Moreno, pilota Moreno, pronto per spiccare il volo. Che lui spicca e spicca l'English. Esatto, Mori, bravo. Una volta si gamba, una volta si è giovani, e quindi quando si è giovani bisogna fare le esperienze. Bisogna fare tutto quello che va fatto, ma sempre con coscienza. Anche perché potrà sembrarvi strano, ma anche io sono stato giovanotto, eh. Non che io sia vecchio, ma diciamo che anche io ho fatto un po' di esperienza. Quindi divertitevi, fate all'amore, non fate la guerra, mi raccomando, sempre con la massima prudenza. Cinture bene allacciate, il telefonino quando guidate mettetelo da qualche altra parte, non la malpensante. Mi raccomando, prudenza, fatela prima per voi e poi per gli altri. Moreno, fammi sapere se... Ah, innanzitutto mi dici un attimo se è partita la pubblicità o no durante all'inizio quando ti sei collegato, per capire un attimino se l'ho regolata meglio il parametro. Okay. A quanto pare... Ah, quindi comunque parte. E io ho messo che non deve partire. Ah. E quello perciò le persone qua si affacciano e scappano dal canale. Meno male che ha impostato che non doveva far partire la pubblicità. L'ha disattivata completamente. Oh. Da PC non ce n'è. Ah, ok, quindi è perché la maggior parte delle visualizzazioni viene fatte da dispositivi mobili. Tutta una zazzuela. Ecco qua. Oh, questa è un po' arrabbiata, però si è fatto anche il bel ciuffo a Little Tony. Aio.
Bella sta playlist, mi piace. Quindi in effetti ci sono 10 pezzi per ogni oggetto. Io ora sono in relax. A te. Guardi di tu. Ah, vai il telefono, almeno così non vedo questo capoccione così grande. È il capoccione delle capocciate, se tu sì e tu sì. Allora, questo è il quadriciclo che dobbiamo regalare a Moreno. Oh, grazie. Oh, ma che fa questo? Oh, è jazz, questa playlist. Ballina. Oh. What? 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 Uno deve andare sicuramente nella vasca. Questo si deve andare qualche altra cosa. Infatti le cornicce. No. Ehi, Jason, lui non fa più live. Aveva un canale, però a parte io che mi sono assentato per un bel po' di tempo, poi effettivamente nemmeno lui lo vede da un sacco di tempo. Comunque, caro Jason, non so se casomai guarderei questo video, facci un trillo, come si diceva una volta su MSN. Morino, ti ricordi? Fammi un trillo, se non ti sento. Stiamo parlando almeno della fine degli anni 90, inizio 2000, MSN, che è stata il primo social che abbiamo conosciuto. Sì. Quello in effetti era un programmino che si installava sul PC, ma andava anche da web, che si potevano mettere le foto, tutte queste cose qua. Era veramente... ragazzi, quelli un po' più giovincelli, per quelli un po' più giovincelli, diciamo che era tipo il nostro Facebook, va? Più o meno. No, non esiste più, è stato chiuso definitivamente da qualche anno, non ricordo da quanto tempo, ma non è tantissimo tempo che l'hanno chiuso. Che per un periodo io ho scritto sul vecchio blog, poi anche quello è stato chiuso. Diciamo che aveva anche meno bug rispetto ai social attuali. Era semplice, c'avevi la tua bella paginetta dove insomma potevi pubblicare tutto quello che ti poteva servire. Poi ogni... sì, Moreno, sì, diciamo che sono un po' cambiate le cose. Diciamo che è l'uso dei social, che uso o abuso che se ne fa, ecco, dipende sempre da uno come li utilizza, se si uniforma alla massa e quindi fa le stesse cose che fanno tutti quanti, oppure se uno ne fa un uso alternativo. Io per esempio il mio account personale di Instagram e TikTok, che per esempio
non mi metto a fare i balletti, queste cose qua, ma pubblico altro tipo di cose molto, diciamo, un po' più serie, se così si può dire. E mentre invece su quello lì, diciamo, di DAB logistica, ci metto un po' di cosucce così, ma non sono, ho detto, i contenuti, quello che produco sono miei contenuti, quindi sono immagini mie, video miei. Al massimo, se qualcosa non è mio, nel trafiletto, nella descrizione lo scrivo, perché a differenza di altri che invece, anche se non fanno il tutto, però non scrivono nemmeno che la ripresa o una foto o l'audio è stata fatta da un'altra persona, e quindi diciamo che ci vuole anche una certa onestà con se stessi in primis e poi con gli altri. Eh sì, buon senso, ma diciamo che con un prodotto bello e fatto, che non è fatto al 100% dalle proprie capacità, io sinceramente non ne gioverei, forse perché ho un po' di esperienza in diversi campi, fra cui la fotografia, un po' di video editing, anche da YouTube, che mi pare YouTube, se non ricordo male, il primo canale l'ho aperto o nel 2008 o nel 2009, quello di cui ti ho mandato anche il link, e mi pare che ti sei iscritto. Quindi, quando all'epoca YouTube non era ancora così famoso, quindi e pensa, ricordo ancora il primo video che ho cercato su YouTube, ricordo perfettamente, era Frecce Tricolori, e uscì sto sito dove c'erano tutti questi video, ma credo che avesse già un paio d'anni, però YouTube credo più o meno un anno, un anno e mezzo, 2 anni di vita. E lì, poi man mano che si è diffuso, sono usciti anche altri video, fra cui anche i video musicali. Ma queste molto dopo, molto molto tempo dopo, quando poi si è diffuso. E quindi con la diffusione poi, ovviamente. Oh, ma qua manca un pezzo, sta qua. Ah, ma che se... Moreno mi ha distratto. Mi ha distraggiuto, Moreno. E tuzzo e tuzzo, come dice Moreno, dove sei? A proposito... Comunque Trader Life, devo dire la verità, mi sta iniziando a prendere. È bello complicatuccio, eh. Bello complicatuccio. Sembra banale, ma non lo è. Se lo prendi sul serio, ti mette parecchio in difficoltà. Infatti, per sbloccare ancora un livello che permette di acquistare una tipologia di merce, bisogna faticare non poco. Quindi, all'apparenza semplice, ma non lo è. Rispetto al primo, c'è tutta un'altra storia. Questo secondo capitolo. Infatti, non perderti il video di sabato perché c'è una novità. A proposito di Trader Life, non ti accenno e non accenno a nulla anche gli amici di Twitch, perché ovviamente, altrimenti si perderebbe il gusto di andare a vedere. Mentre invece, ovviamente, gli amici di YouTube già sanno di cosa parlo. Infatti, questo video di questa live di Twitch ovviamente verrà ripubblicata la settimana successiva, a distanza di 7 giorni.
Infatti, mo devo pubblicare la live precedente. Mi sono dimenticato di pubblicarla. E voilà! È arrivato Moreno, sì. Clic. Questo sembrava legno, invece è plastica. Vai, vai, vendisci, vendisci. Oh, stiamo quasi per completare l'ultima. Allora, facciamo la bicicletta. Hai voluto la bicicletta e mo' petal. Allora, spugna e detergente. Ok, però perché l'abbiamo finito. Ciucci. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Ne prendiamo 10 di ogni pezzo. Questo ovviamente c'ha i prodotti che sono quasi monouso, no? Che tu praticamente li prendi adesso e con una boccetta ci fai un solo lavoro. Mentre invece noi con una boccetta magari ce ne faremo quanti? 50, 60, 100 e andremo a mettere anche un po' d'acqua pure per diluirlo un po' il sapone per far sì che insomma non venga sprecato nulla. A proposito, Moreno, ma tu quando è che vai live, se vai, ovviamente, che almeno cerco di passare a salutare anche a te, visto che tu sei sempre presente qua. Saluto anche Mister Aia, che effettivamente, come qualcuno mi faceva notare, insomma, è un po' di tempo che non è live, quindi Mister Aia, fatti sentire, mi raccomando, e tu sì. Vai, vai, go. Ci abbiamo il sapone nuovo, detergente, sapone di Marsiglia. Chiudete il rubinetto, wewe, ciao ratto, serrate il rubinetto. Allora, dove stanno questi? Ah, ecco qua. Vasca d'ultrasuoni. Questa è molto utile. La vasca d'ultrasuoni perché permette di pulire in maniera molto più profonda le varie cheus. Arriva molto più in profondità negli angoli più angusti. Arriva lui. Oh, questa è la Graziella. E salutiamo anche Graziella. E salutiamo anche Vanessa, che è la sorella di Francesca. E salutiamo anche Moreno, dove sei? Oh, ha fatto una sterzata, ha fatto. Oppla! Bicicletta. Hai voluto la bicicletta? E mo' petala. Petalando in bicicletta, te ne vai. Che nessuno va di fretta, come fai? Vai, vai, bella sta bicicletta. Here we are, born to begin with the prince of the universe. Ba-da-ba-ba-da-ba-da. I win, vai giù. Quelli sì che facevano, erano dei geni nella musica.
Per quelli che non sanno chi sono i Queen, sono quelli che hanno scritto e suonato Bohemian Rhapsody. Quindi sicuramente quelli là che la canzone più famosa dei Queen è We Are the Champions. Brava, brava, proprio quella canzone che stai pensando tu, quella là che cantano allo stadio quando la tua squadra di cuore vince qualche trofeo, no? Proprio quella canzone là, bravissima. Ok, ragazzi, ci accingiamo. Naturalmente, a breve termineremo questo video. Naturalmente, se vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bel like al video, lasciando un bel commentino. Come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video, oltre a trovare il link per seguire i miei canali social, trovate un link, come dice il Gran Maestro, che vi permette di acquistare questo ed altri giochi scontati, multipiattaforma, scontati fino al 70%, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare il vero cibo biologico italiano direttamente dall'azienda agricola I Piani Bio. E naturalmente saluto tutti i componenti della mitica azienda agricola I Piani, società agricola Bio I Piani, e saluto l'amico Giglio, insieme a tutto il suo staff. And so we are finishing, we are ending this video. Don't forget to let me know if you are enjoying this kind of making contents. Leave a comment, like, and share the video. Allora, ci siamo quasi. Voilà. Ci lasciamo il cigno. Allora, per il cigno ci vuole vernice, ok. Vernice. Vernice. Quindi vernice, ecco qua. Dovrebbe essere il lucido, la protezione per il legno. Should be the gloss part on the wood. And this toy should be It's made by wood materials. I'm a material girl and I'm a material wood. And a material girl. Ehi, sì. Ehi, vabbè. Ehi, già. Mi sa che là mi sono scordato di rimandare qualche altra cosa. Vediamo. Ah, ok. Andò tutto al banco su merigliatura. Levigatura. Quindi approfitto per ringraziare Moreno per essere passato a salutarmi. Ringrazio naturalmente tutte quelle persone che sono passate a sbirciare senza saltare. Naturalmente ringrazio tutti quanti voi che state guardando questo video. Mi auguro che vi sia piaciuto, anche se breve. Fatemi sapere se volete che continui questa serie.
Ovvio, dai, ci siamo quasi, abbiamo fatto factotum. Oh, questo è il cigno, dovrebbe essere. Perfetto, ragazzuoli, allora, intanto, come sempre, ringrazio i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che avete guardato questo video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like. And so, thank you so much again for watching this video. Merci beaucoup à tous pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo, à laisser un commentaire. Et alors, merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti. Thank you so much. E stato buon aiuto. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità